Michele Dolz, buongiorno. Buongiorno, tutti voi. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel posto delle parole per raccontarci, seppure nella brevità della nostra conversazione, il suo libro I volti della morte, dalle catacombe al cinema e oltre, pubblicato dalle edizioni Ares. Michele Dolz vive a Milano, insegna storia dell'arte cristiana all'Università Pontificia della Santa Croce a Roma. I volti della morte, cominciamo proprio dall'immagine, Michele Dolz, della copertina, perché questo libro è attraversato da molte immagini. Che cosa ci racconta l'immagine di copertina? L'immagine di copertina è l'ultima scena di quel sigillo di Bergman, è un film vecchio per la nostra epoca, ma che mantiene ancora una forza e una poesia straordinaria. E lui ha concluso, diciamo, la carrellata di immagini del film, tutte molto suggestive, con questa, diciamo, riproposizione della danza macabra, che è quella raffigurazione medievale delle persone portate alla morte, persone di tutte le età, condizioni, categorie, eccetera, tutte livellate dal fatto che tutte devono morire. E la parola morte in questo libro è una parola importante, una parola che ci trova anche impreparati, perché oggi siamo molto impreparati. Lei parte mettendo subito le mani avanti e scrivendo: parlare della morte oggi è piuttosto disdicevole. E perché mai? Ma questo è è una situazione culturale che si è venuta a creare. Non sono attrezzato per analizzarla in profondità, no? Ma tutti sappiamo che oggi parlare della morte non si parla, no? Non è di buon ton, non è di buon gusto, e allora no, si fanno gli accenni minimi possibili e poi dopo si muore generalmente negli ospedali in maniera asettica, fuori casa, i morti non vanno esibiti, e insomma l'ideale è quello di essere sempre giovani, no? Ecco. Siccome viviamo in una società un po' contraddittoria, no? Culturalmente, la morte invece è diventata spettacolo mediatico, no? Vediamo dei film straordinariamente violenti, per non dire di certi videogiochi, no? Con i quali i ragazzini sguazzano, e poi le stesse immagini crude di certi telegiornali, insomma. Però quella è una morte virtuale che sta lì, che proprio non mi coinvolge, no? Però la morte che ci coinvolge, la morte di un nostro caro, di un parente, di un amico, di qualcuno che conosciamo, supera quello che diceva poco fa lei, Michele Dolz, la contraddittorietà dal punto di vista culturale che stiamo vivendo, perché in quel momento la morte la vediamo negli occhi del nostro caro, abbiamo un rapporto, o anche in quel momento c'è come un velo tra noi e la persona che è morta. No, guardi, io purtroppo ho avuto recentissimi lutti in famiglia, uno dopo l'altro, e sì, non c'è modo di scappare a questa realtà, no? E la morte arriva, porta via la persona cara, lascia sempre un senso quasi di ingiustizia, no? Ma com'è possibile, ma così giovane o così buono, no, lì non si scappa. Ma a proposito dello scappare, mi scusi se la interrompo, Michele Dolz. No, prego. Ho vissuto proprio questa cosa, ma anche sulla mia pelle, mi scuso se parlo di me e compio quest'atto di vanità. Lo scappare, quando c'è per esempio un funerale, è vero, oggi abbiamo tutti o quasi tutti molte cose da fare, molti appuntamenti, ma a suo avviso oggi dedichiamo il giusto tempo al nostro rapporto con la morte, o è semplicemente una presenza e poi si fugge verso altro, perché quella morte sì è qualcosa che mi tocca, ma poi non più di tanto, ci sono moltissime altre cose. Sì, si fugge, non c'è dubbio. I funerali nelle chiese sono pochissimo frequentati, ci sono poche persone, veramente poche.
parte quelli delle celebrità, no? Magari muore un attore o una cosa così, però veramente poche. Poi dopo ci sono i funerali laici o i non funerali, persone che vengono cremate direttamente senza passare da nessuna commemorazione, diciamo così, o considerazione del loro trapasso. Lei però ci porta nel viaggio per incontrare la morte, per vederla in viso. Ci porta in un viaggio molto lungo, Michele Dolz. Cominciamo dalle catacombe, perché noi dalle catacombe abbiamo sentito raccontare molte cose, le abbiamo viste come turisti, però qui in questo libro lei ci fa frequentare le catacombe non da turisti. No. Il libro è un viaggio iconografico, no? Come lungo i secoli di storia occidentale, che proprio coincide con la storia cristiana, sia stata raffigurata la morte. E allora nelle catacombe, pur essendo dei cimiteri, no, luoghi della morte, non c'è nessuna raffigurazione della morte in quanto tale, cioè dell'atto di morire o della persona morta. Cioè, lì si parla della vita eterna, della fede in Cristo, del salto che poi si fa verso il cielo. Questo è il tema, no? La morte vista come passaggio verso un traguardo migliore. Poi dopo, quando viene il monachesimo con quel senso di rifiuto del mondo, no? di demonizzazione anche a volte del mondo e delle cose buone di questo mondo, allora incomincia ad apparire la morte come minaccia, no? E guardate che dovete morire, guardate che è inutile che ve la spassate più di tanto, perché questo finisce. E lì cominciano alcune raffigurazioni, una è appunto la danza macabra, e un'altra è più antica ancora, dell'epoca di Federico II, e l'incontro dei morti e dei vivi, no? Sono una leggenda che parla di certi ragazzi e ragazze che fanno una festa, no, campestre, e poi invece un eremita li costringe a guardare dei cadaveri in decomposizione, no, per fargli capire che tutto finisce. E da lì in avanti tutta una serie di proposte, a volte più semplici, a volte più raccapriccianti, a seconda dei gusti dell'epoca. Sì, a volte più raccapriccianti, a volte anche molto dolci. E a proposito di incontri molto dolci, mi sono imbattuto in una delle tante immagini di questo libro di una donna scolpita nel marmo, e questa donna è morta, ma è stata scolpita con delle fattezze di una dolcezza straordinaria. L'incontro con la morte di questa donna, e lei si trova nella bella chiesa a Lucca, la chiesa di San Martino, ed è un incontro molto dolce. Forse nel passato c'era questa presenza, da una parte un'estrema dolcezza della morte, dall'altra, come lei diceva, della danza macabra che ti metteva di fronte alla nuda realtà futura, cioè tu sei scheletro e quindi di fronte a quello devi combattere, devi rendere grazie a Dio, devi cercare il perdono, e dall'altra invece c'era questa straordinaria dolcezza. Come mai? Questo è un periodo specifico, che è il periodo rinascimentale, quando la cultura scopre l'uomo con tutte le sue qualità, con tutte le sue potenzialità, con tutta la sua bellezza, nonostante le manchevolezze che tutti abbiamo. Ilaria del Carretto è la persona a cui lei si riferisce, era una nobile e fu sepolta in questa tomba che è proprio il regno della pace, no? Lei è serenissima, come dormiente. Come diceva per l'appunto il Vasari, no? Giacente e serenissima. Esatto, e poi lì dice, sono gli angioletti che girano.
Ma questo vale anche per tantissime altre statue rinascimentali. L'altra settimana era a Certosa di Pavia e lì c'è la tomba di Ludovico il Moro e di Beatrice d'Este, che sono altrettanto serene. Nel libro ho riportato una tomba spagnola di uno che in realtà era un soldato e poi viene raffigurato in maniera totalmente diversa, così sdraiato, appoggiato su un gomito mentre legge un libro, no? E questa è la tomba e così via, no? C'è una visione senz'altro molto umanista, no? Potremmo dire della persona e quindi anche della realtà della morte. La realtà della morte che a volte non è visibile in quanto c'è uno scheletro, in quanto c'è una persona dormiente e passata ad altra vita. Ma la raffigurazione della morte in questo libro passa anche attraverso, ricordo, quegli straordinari e tristissimi dipinti di Edvard Munch, dove la morte non la vedi, ma la senti attraverso le tinte, attraverso il gesto delle persone. Sì, questi sono dipinti tremendi, veramente. Il Novecento, perdendo la visione cristiana, perde anche quest'ultimo barlume di speranza, no? che c'era intorno a questo fenomeno della morte. I dipinti di Munch, veramente tutti, anche quelli che parlano di cose eventualmente più felici, hanno sempre questa cupezza, no? Però questi della morte sono davvero impressionanti. Michele Dolz, parliamo adesso dell'idea della morte, perché finora abbiamo raccontato pagine importanti, sì, della morte, ma qual è l'idea che noi abbiamo della morte, noi oggi contemporanei, sulla base di tutta quanta la storia che lei racconta così lunga nel tempo? Oggi credo che ci sia un'idea diversificata, sicuramente l'elemento di discernimento in questo è la fede, no? Se uno crede nell'aldilà, ha una determinata visione della morte, sicuramente è più positiva e più serena. Chi non crede nell'aldilà e crede che tutto finisce con la morte, allora ha una visione o rassegnata, o a volte anche un po' cinica nei confronti della vita e della morte stessa. E si cerca di esorcizzare facendosi beffe della morte, no? Nel libro riporto alcuni casi recenti di sempre opere d'arte in cui non si capisce quale sia il vero fine dell'artista, no? Come Damien Hirst, che fa questo teschio, tratto un teschio vero, tutto tempestato di diamanti, che è costato tantissimo, no? La produzione di questo. Oppure Robert Murek, che fa una sala piena di enormi, enormi crani bianchi, o altre cose del genere che saranno anche belle da vedere, ma lasciano perplessi per quanto riguarda l'intenzione, no? Il proposito dell'artista, che è sicuramente un po' beffardo. È sicuramente un po' beffardo, però può essere beffardo finché si vuole ogni gesto, però non dobbiamo dimenticare una cosa, che dobbiamo prepararci a una dignitosa preparazione, per l'appunto dobbiamo prepararci alla morte. E allora questo libro in qualche modo ci prepara, perché al di là del pensiero che sia religioso o meno, e questa è una cosa molto importante, ma parliamo adesso del pensiero religioso, Michele Dolz, come la religione cristiana, cattolica in particolare, ha perso anche la ritualità nei confronti della morte? Beh, la ritualità si è molto semplificata, no? Io guardavo un album fotografico di un signore, un industriale, no? Un certo Berardi, che morì a Milano negli anni 20, o forse 1930, così, in pieno fascismo, e gli fece un funerale,
c'erano carri e carri pieni di corone, c'erano una quantità di sacerdoti in processione, c'erano addirittura i ragazzini di Balilla schierati con il saluto romano, una parafernalia veramente incredibile, no? Certo, la noia era semplificata moltissimo, però il rituale delle esequie è di una profondità e di una dolcezza meravigliosa. Naturalmente quando uno sta lì con le lacrime agli occhi a salutare la persona cara, no? Nella celebrazione, non sta molto a pensare alle parole, ma guardate le lettere un po' a freddo, a mente fredda, è molto bello, no? Quella chiesa in questo ha guadagnato tantissimo e si è spogliata di quel tono minaccioso, no? Del dies ire, insomma, che non lo vediamo più così, grazie a Dio. E la morte rimane comunque il futuro di tutti noi, e il libro I volti della morte, come dicevo poco fa, è una preparazione artistica anche attraverso le varie arti, che sia la pittura, la scultura, anche la filmografia. Abbiamo cominciato questa conversazione parlando del film di Bergman, di questa signora è padrona di tutto, no? Padrona di tutto nel Medioevo, ma padrona di tutto anche oggi, che in ogni modo noi un po' la rifuggiamo, perché della morte parliamo, ma fino a quando si ne parla in maniera mediatica. Ma quanto oggi, senza ricorrere a quello che un tempo era il memento mori, no? Quanto oggi noi dedichiamo al pensiero della nostra morte, secondo lei, Michele Dolz? Poco. Il film di Bergman ha un dialogo che ho riportato e che secondo me è bellissimo, quando la morte, questa figura tutta ammantata, no? Di cui si vede soltanto il volto, appare al cavaliere per la prima volta e il cavaliere dice: che tu chi sei? Lei dice: sono la morte. E dice: e cosa vuoi da me? Portarti con me. Cioè, ho bisogno di una cosa. Di che cosa? Ho bisogno di tempo. Quindi tutte le persone vorrebbero sempre più tempo, ma il tempo è determinato da un po' dalla provvidenza divina, un po', se non vogliamo scomodare questi concetti, dai fenomeni della vita, no? Il tempo è quello che è, noi non sappiamo quando sarà. E quindi una volta questi autori antichi lo chiamavano apparecchio alla morte, cioè disposizione a morire, con riflessioni e cose così, a volte senz'altro dal tono un po' esageratamente macabro, però in sé il concetto è buono, no? Il concetto è buono. E lei, Michele Dolz, come si prepara alla parola morte? Come mi preparo? Io, che sono credente, insomma, nelle mie preghiere chiedo così la grazia di una buona morte, no? Ma a meno di strani succedi o accadimenti, la morte è in continuità con la vita, uno muore come ha vissuto, no? Non è che... Salvo i casi molto più numerosi di quel che non si pensi, di persone che all'ultimo minuto si ravvedono, si convertono, ammettono che insomma hanno sbagliato, no? Che, insomma, impostando la vita in una certa maniera. Lei poco fa parlava di buona morte, ci può spiegare che cosa vuol dire la buona morte? Buona morte vuol dire questo, no? Che Dio ci colga in stato di grazia e con la sufficiente preparazione, no? Quando si in tempi antichi, parlo dal Medioevo fino al 700 perlomeno, la cosa che era più temuta di tutte era la morte improvvisa. Quindi la buona morte era la morte
con la dovuta preparazione, i sacramenti, la riflessione, la compagnia delle persone care. La morte improvvisa, per esempio per un incidente o cose così, era temuta moltissimo perché non dava tempo a prepararsi, no? Michele Dolz, autore del libro che abbiamo appena raccontato qui nel nostro posto delle parole, I volti della morte, dalle catacombe al cinema e oltre, edizioni Ares. Ma prima di salutarci brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni veramente sto leggendo una biografia di Picasso, scritto da un inglese che lo conosceva bene, in maniera molto 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 amena. È un po', diciamo, farraginoso, perché il libro non ha illustrazioni, allora bisogna accompagnarsi con un altro librone d'arte dove si possono vedere le figure di cui si parla nel testo. Però vedi anche lì questo personaggio che era tutto particolare, veramente tanto, ma viene fuori con una persona, insomma, amabile, no? Una persona che si può amare, ammirare per tanti versi, e magari non condividere certi atteggiamenti, però. Ecco, questo è il mio libro di adesso. Pablo Picasso, di cui quest'anno ricorrono i 50 anni dalla sua morte, morto nel mese d'aprile del 1973. Intanto noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato, Michele Dolz. Buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.